e che avevo 9 anni. E appunto mi ricordo appunto che era stato il rifugio, quanti la fanno, mi ricordo, una quantina la fa prima, non so. Comunque mi ricordo che era stato il rifugio e appunto che era sti, ah, gli aeroplani che passavano, che anzi, che sta buttando giù una bomba qua a Padernion, via della campagna. E dopo il to di Schigia le nata a finire sulle scale della chiesa vecchia qua. Mi ricordo che ce n'ha di su a vederla, quella in campagna, no, non era la sala a vederla. Ecco, e che insomma che era me nonno che non voleva andare del rifugio, no. No, che ma dice che tanto dice, se moro, moro, dice, se la mai ora moro, moro un cacchino. Sì, no, 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 no. E allora mia mamma te la conia sta qui. E come dire, tanti vecchiotti che veniva qui. Distanti vecchiotti perché diceva chi l'è una casa a bot, la cucina l'era grappò, chi del bagno l'era granda, no? Perché erano 5 fiori, il papà e mia mamma, il nonno, insomma erano 8, erano grandi, è così. Ecco, e noi, e dopo mi ricordo Guido Bioti che veniva qua, con una paura sciampava. Ecco i fiori del rifugio e lui, mi ricordo sempre questa borsa. Dei soldi uniti e gli ori che si notavano una volta in Sì. bottega e così, ecco. Cambiava la cucina, sì, che aveva la fornella, che aveva la banchetta lì e insomma, restava chi, sti vecchiotti che veniva qua, sta chi il forno, ma sta chi a noi allora, già che ne diceva, se era la nostra ora, via con la testa. No, 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 non aveva paura da morire, no, 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 no. Ah, dice, se ho già un blues un po', insomma, io aveva da fare una camminata, dire così. Ecco. Come si sentiva, come si dice, si sentiva lontani, no? Quando che iniziava, allora si correva e si veniva qui dal rifugio, ecco, e era delle banchette, ecco, e dopo si va dentro, e dopo che era una finestrella, ecco, sì, che adesso non se la vede perché è lì alle Andri, e così, e chi l'ha accomodata for ben, perché adesso. Gli ha da verde sempre perché ogni tanto se va dentro. E dopo mi ricordo, proprio che mi ricordo, che erano giù lì de fuori del rifugio, no? Ti boci cosita, e sentivano questi aeroplani che passava, ma non si vedeva qua, no? E dopo le corse di questo aeroplano, e dopo ho visto qua, questa montagna qua, no? Verso l'acqua e così, ho visto questo aeroplano che venne con una cua nera, no? La ciapasso mi la. Ecco, e dopo te visca le cascate e le dà giù, le cascate su delle nostre montagne. E proprio mi pareva che mi venisse contro di me, dice il ven giù, visi. Ecco, e so che dopo io corresti su a vedere, insomma, cosa che successe. Ecco, queste robe qua, insomma, me le ricordo proprio, ecco, bene, insomma. No, no. Ma mi ricordo che l'ho visto, mamma mia, proprio il gol impresso, che mi pareva che venisse giù proprio qua a Padiglione, no? Perché ti hai visto, oddio, ne viene addosso. E invece, insomma, era sulla montagna. Ecco, e dopo, altre robe, dopo quel che mi ricordo, che un bel po' prima passava, mi ricordo che era in Conde Lorte, guardava in via, o veniva in via. Su stradone, i mongoli, sti ominetti, ma squadre di ma non militari, no, uomini proprio no, ma di tutte le razze, capi, no? E so che erano tutti piccoli, no? Negri, scuri, con una facciotta tutta così. Mi ricordano sempre sti mongoli, che di lei mongoli, mamma mia, come mai? Da che banda che veniva, non so, e ne va su per stradone, insomma, via, Mestre, ecco. E dopo quel che mi ricordo, appunto, perché chi era chi, tanti militari, no? Proprio anche il comando e così, e perché era chi la signora Paola, che era l'albergo, quella si aveva il tedesco, con quei, insomma, la parlava e così, e
perché chi era chi tante case chi abitava dentro molto de, tanta roba chi che aveva sti soldati no sti tedeschi era e come zaini e querte quelle con l'altra dopo mi ricordo sempre che lì come si dice dove che era adesso la chiesa chi l'era tu campagna e dopo che era un'arcata così che si neva su per una strada su così che la che anche adesso e lì quanta roba che gli ha bruciato. Mi ricordo che ne avevo via a vedere e macchine come si dice da macchine fotografiche ma molto di roba dopo e molto di documenti insomma continuava a bruciare per non so quante roba che non mi voleva che dopo capisci che aveva paura che lì che dopo gli americani ci arriva che perdeva la guerra, mi penso, e ha bruciato fortù. E chi era qui, molto dei siti con dentro, molto dei zaini con giocuerte, roba dei vestiti così, che dopo anche i scappati li lasciati lì, no? E mi ricordo che la gente tutti corresti via, che mia mamma anche le andava via, e anzi, era l'aspettava la mia sorella, no? E insomma, querte quelle e quell'altro, e così, da. Queste robe qua me ne ricordo bene, insomma, ecco. Perché chi, insomma, è andato un bomba intorno bel po', la guerra l'era chi vicina, e sta per quel che dopo gli ha fatto sola la Madonna, perché si stati fortunati, che insomma, finì la guerra chi proprio vicina a noi. Ecco, che gare i cannoni a Roveredo, che si sentiva a star qua, mi ricordo a sbarare, ecco, che sbarava insomma è così te. Appunto mi ne ho come si dice a pasto con la pecora e sta pecora no la tenevo sempre perché ho paura che la mi scampasse e la sentiva l'aeroplano prima di me l'andissava sulle recce no e dopo quando se la scominciava io dico oddio mamma allora garino lì so che ne sono da sotto e era lì un altro contadino che le veniva neanche a quel e dopo insomma come la sentì la mi scampata proprio via insomma no e allora dopo sono da casa e piangente che pensavo che oddio mamma mi scampata ma guarda la era arrivata la disse capisci? E appunto qua lei la sentiva prima il rumore di noi, la stava su queste ricciotte, no? E via di mettere bestie. Ecco, insomma, così, insomma.